got. Non satura, il termine K con S, di cui vi ho, abbiamo parlato all'inizio, che vi ho detto che poiché in realtà potrebbe essere un tensore, che esso ha una sua espressione complessa. Anche K con S funziona alla scala di Darcy. E qui quali valori di K con S compare, no? Cioè noi abbiamo, prima vi ho rappresentato la variazione della conducibilità idraulica. In realtà abbiamo già moltiplicato per K con S. Il K con S però è diverso dai vari tipi di suoli, quindi nei vari tipi di suoli io ho due tipi di variazione relativamente alla conducibilità idraulica. Una che è dettata dalla variazione del K con S, che è funzione della tessitura e anche della struttura dei suoli, o comunque della scala a cui considero il problema, come vedremo. E l'altra è la variazione della conducibilità idraulica relativa, che anch'essa dipende attraverso i parametri delle curve di ritenzione idrica, dipende dalla tessitura e dalla struttura dei suoli. Se vogliamo avere delle idee di ordine di grandezza del K con S, possiamo considerare questa tabella in cui vediamo in realtà due cose. Sopra vediamo i suoli, quelli rappresentati in azzurro, e sotto vediamo le rocce. Allora, sopra abbiamo la permeabilità intrinseca, quella parte della conducibilità idraulica satura che si misura in metri quadri. Vi ricordo che la conducibilità idraulica a saturazione a sua volta si può pensare come il prodotto della conducibilità, della permeabilità intrinseca diviso la viscosità dinamica. Di solito noi la vediamo qui come conducibilità idraulica, cioè misurata in unità di velocità. I suoli rispetto alla conducibilità idraulica a saturazione, che è una domanda che io vi posso fare spesso, vi dico: ma è più, ha la conducibilità a saturazione più alta una sabbia o un'argilla? Beh, la risposta vedete qui, cioè vedete che la conducibilità idraulica di una, a saturazione di una sabbia va da 10 alla meno 12 metri al secondo a 10 alla meno 9 metri al secondo. 10 alla meno 9 metri al secondo, non so se avete idea di quanto poco è. Sono 10 angstrom, 10 atomi. È una quantità non misurabile. Infatti, chi dice queste cose qua è perché questa distanza naturalmente non viene misurata in secondo, ma viene misurata in mesi di movimento o settimane di movimento e poi viene suddivisa nell'unità di misura. Quindi nelle sabbie non si muove praticamente, nelle argille non si muove praticamente. Come vedete dall'altra parte qui abbiamo le sabbie. Le sabbie abbiamo un margine superiore 10 alla meno 2 metri al secondo. In un secondo l'acqua di una sabbia si muove in un centimetro a saturazione, però, perché poi dovremo tornare indietro e fare delle considerazioni rispetto a quel grafico che vi ho mostrato prima per capire cosa succede lontano dalla saturazione. Lontano dalla saturazione una sabbia potrebbe essere addirittura meno conduttiva dei bimbi, perché le curve si intersecano, vi ho mostrato prima. Quindi se vi faccio la domanda, ma è più conduttiva idraulicamente una sabbia o un'argilla, voi la risposta che mi dovete dare ingegneristica è dipende. Dipende dal grado di saturazione dei due sistemi. Tra 10 alla meno 2 metri al secondo e 10 alla meno 9 metri al secondo ci stanno 7 ordini di grandezza. La nostra vita ci sta... Se la nostra vita dipende dal passaggio dell'acqua attraverso l'argilla,
un mezzo solido, no? Supponiamo che sia una goccia di acqua che porta un veleno che quando ci colpisce sulla testa ci fa morire. Allora noi dobbiamo desiderare che sia un'argilla, perché questa durerà molto più a lungo di qualsiasi altra malattia che ci può prendere il tempo che, di attraversamento. Viceversa, se è una sabbia, questo passaggio nella sabbia sacra sarà molto veloce. 7 ordini di grandezza sono veramente tanti rispetto al tipo di problemi che noi andiamo ad affrontare. Le rocce, anche le rocce hanno una loro velocità, una loro conducibilità. Anche nelle rocce la struttura la velocità dipende dalla forma e dalla struttura dei pori o delle fessure, meglio, che si vengono a creare. Quindi per esempio qui vedete roccia cristallina non fratturata, del bel basalto o del bel granito non fratturato, porosità 5 parti su 100 contro i 30-40 di un suolo, quindi una porosità molto sottile, molto piccola, velocità molto basse, paragonabili, addirittura inferiori a quelle delle argille. Un bel blocco di questo tipo si può pensare come un mezzo praticamente impermeabile. Viceversa, poi qui ci sono le varie categorie di rocce, e in particolare poi le rocce possono essere fratturate o si possono presentare su strati anche di rocce diverse che hanno conducibilità diverse, e fra gli uni e gli altri strati ci possono essere delle fessure che sono il veicolo del movimento dell'acqua. In quel caso tutto l'ammasso roccioso viene descritto come un unicum in cui viene data una conducibilità idraulica media che tiene conto di queste fessurazioni. Il caso estremo è quello dei fenomeni carsici. Nei fenomeni carsici che avvengono in rocce carbonatiche, la roccia è completamente dissolta, si formano dei canali che possono avere dimensioni grandissime, le grotte che vengono visitate, quindi l'acqua all'interno di questi sistemi si muove come se fosse acqua superficiale, si muove normalmente di moto turbolento, neanche di moto laminare come accade per gli altri sistemi, e le velocità sono dell'ordine anche dei metri al secondo, più generalmente attorno a 10 alla meno 2 metri al secondo, cioè paragonabili a quelle delle sabbie, ma in questo caso di questo tipo qua. Sulla conducibilità idraulica a saturazione ci sono delle complicazioni, però. È famoso questo esperimento del Golden Sight, chiamato, fatto da Sudeikis, un collega canadese, nell'86, 32 anni fa, in cui in un sistema che qui vedete rappresentato, vedete qui da 219 metri, questo è il livello del mare, 217-219, questa è una sezione e questa è la distanza in metri, questi sono 20 metri. Ha messo dentro tantissimi misuratori della conducibilità idraulica. Una cosa che ha osservato è che all'interno di questi metri la conducibilità idraulica, questo è il logaritmo della conducibilità idraulica, varia di ordini di grandezza. Passando da qui, da questo punto a questo punto, la conducibilità idraulica misurata alla scala di Darcy varia, si comporta come se fosse una variabile casuale, per quel che noi possiamo discernere. Quindi la conducibilità idraulica a saturazione sia quei valori che vi ho visto prima e che vi ho rappresentato con quegli intervalli, però è molto variabile anche di ordini di grandezza in un singolo mezzo, anche nelle sabbie. Questa era un posto sabbioso in cui apparentemente la conducibilità idraulica avrebbe dovuto essere costante, però invece si misura una variazione di ordini di grandezza da punto a punto. Ragione per cui proprio su questo tipo di esperimenti è nata tutta una branca della disciplina che si chiama
stochastic groundwater. Tutto questo ha degli effetti fenomenali sulle, per esempio sul trasporto degli inquinanti, su come si deve trattare per esempio il risanamento di inquinanti e così via, e ha un effetto ovviamente altrettanto importante sulla dinamica che si viene a generare. Quindi attenti, sì, la conducibilità idraulica è quello che vi ho mostrato prima, come ordine di grandezza va bene quella, però i mezzi non sono omogenei, anzi sono estremamente eterogenei. Sono eterogenei un po' tutte le scale, perché per esempio questa è, adesso noi vogliamo fornire l'acqua per esempio alla città di Trento. Voi non lo sapete, ma la città di Trento trae la sua acqua dall'acquifero dell'Adige, del fiume Adige, che sta nella valle dell'Adige. La valle dell'Adige è un ammasso di sedimenti, centinaia di metri di sedimenti accumulati dopo l'era glaciale, tipo sabbie se vogliamo, e dentro c'è un acquifero imponente di centinaia di metri. L'acqua viene pompata da lì. Noi vogliamo l'azione di pompaggio ha a che fare con la conducibilità idraulica dell'acquifero, la quale però è la conducibilità idraulica media a larga scala. Quando parliamo di conducibilità media a larga scala, cioè la nostra scala di Darcy sarà un piccolo quadratino qua, ma parliamo della conducibilità idraulica media di una cosa di questo tipo, in cui noi abbiamo dei conoidi come questo, come può essere la lavina qui. Abbiamo la valle glaciale, abbiamo dei depositi di vario tipo, abbiamo poi delle rocce sui versanti di diversa conducibilità idraulica. Però quando noi andiamo a trattare, a fare l'esperimento di Darcy a questa scala, vediamo che possiamo trattare il moto come se effettivamente ci fosse, il flusso fosse lineare rispetto al gradiente di potenziale che si viene a generare, in particolare al gradiente di carico idraulico. Però la conducibilità idraulica qui è una conducibilità idraulica che si chiama efficace, proprio perché la composizione di tutto quello che succede all'interno. Scale intermedie sono rappresentate queste, come per esempio quelle all'interno di un fiume o di un torrente, in cui ci sono anche c'è la deposizione per esempio di barre, si chiamano, di elementi morfologici all'interno del fiume, che vanno a costituire sia parti di sedimento che hanno proprietà specifiche dal punto di vista della tessitura dei suoli, ma anche proprio la conformazione geometrica con cui si vanno a formare, a stratificare, ha a che fare con la conducibilità idraulica. Qui quello che vedete è una sezione, per esempio, potrebbe essere una sezione della pianura padana, perché è abbastanza fatta in questo modo qua. C'è la parte montuosa, le prealpi venete, per esempio, qui c'è la mia mano, si scende verso la pianura. All'interno ci sono tutta una serie di stratificazioni geologiche, ciascuna delle quali si può localmente ricondurre a quelle categorie che vi ho rappresentato prima. Però globalmente funziona in modo diverso. E il fatto che funzioni in modo diverso significa che all'interno si possono identificare delle conducibilità idrauliche differenti man mano che si analizzano le sezioni di controllo. Allora, per misurare la conducibilità idraulica a saturazione alle scale diverse si usano anche tecniche diverse, sì, cioè campioni, prospezioni, mezzi radar geofisici, sistemi sismici, cioè quando si copiano delle cariche si vedono come va la risposta, sia in superficie che... E queste si chiamano prove di pompaggio, cioè si scavano dei pozzi e si vede come l'acquifero risponde per avere elementi diversi. E in ogni caso la conducibilità idraulica è quasi sempre alle scale, a meno che non siamo proprio alla scala di Darcy, una conducibilità idraulica.